In Lizza c'erano i manifestanti di Hong Kong, la speaker della Camera Stelle Strisce, Nancy Pelosi, la talpa della CIA che ha scatenato la procedura di impeachment del presidente e lo stesso Donald Trump, che invece è stato battuto dalla sua acerrima rivale sui temi climatici. Greta Thunberg è la persona dell'anno, secondo il Time, che dal 1927 decreta chi, nel bene o nel male, è il protagonista del mondo nell'anno in corso. Classe 2003, incredibile, figlia di una cantante d'opera e di un attore, a lei e ai suoi scioperi del venerdì per il clima, iniziati nell'agosto 2018 nella sua Stoccolma, si ispirano i giovani attivisti del movimento globale Fridays for Future. All'appuntamento di Torino, di venerdì prossimo, ci sarà anche lei, Greta, lo ha comunicato poco fa. Una vita sotto i riflettori, la sua. Non sono mancate analisi sulla coerenza dei suoi comportamenti green o sulla genuinità della sua azione, fino a ironie, attacchi ed offese. Ha preso parte ai vertici di più alto livello, dal forum di Davos al Parlamento europeo, fino al suo più recente intervento al summit sul clima di New York nel settembre scorso, quando ha rivolto un accorato appello ai leader mondiali. Se sceglierete di deluderci, ha detto, non vi perdoneremo mai. Non possiamo sapere cosa sceglieranno i leader. Il Time ha invece già deciso e non l'ha affatto delusa.